Il 31 marzo 1914 è nato Don Angelo Livi, parroco della Basilica di San Lorenzo a Firenze. Firenze Post lo ha intervistato alla vigilia del suo 100° compleanno. Sono nato il 31 marzo 1914. Via Palazzolo numero 77, piano Terreni. A Firenze. A Firenze, si capisce. Il primo sacerdote con il quale ha avuto contatto e mi ha insegnato il catechismo si chiamava? No, lui non me l'ha insegnato il catechismo perché io avevo 5 anni quando andai a San Niccolò. E c'era? E chi trovò a San Niccolò? A San Niccolò c'era il priore Bartoloni. Che lo chiamavano? Adriano Bartoloni, che poi andò in domo canonico. E poi venne Monsignor Giubbi, che diventò poi vescovo di San Miniato. Ma poi incontrò anche un mitico Don Brioscia. Il Don Brioscia era quando era a Palazzolo, quando ero piccino. Palazzolo sul Senio. Quando ero in via Palazzolo. Ah, in via Palazzolo. E Don Brioscia, perché lo chiamavano Don Brioscia? Perché tutte le domeniche diceva: bambini, siete stati al catechismo, poi siete stati alla messa. Ora passate in sciala, perché le aveva lesse. E io vi do una brioscia. E quindi tutte le domeniche vi do una, allora la gente dicevano Don Brioscia. Quando decise invece di entrare in seminario? Ma dicevo scritto, non ho avuto paura di metterlo. Insomma, le giratine allora si facevano non più alle cascine, ma le giratine si facevano alle rampe, a Piazzale Michelangelo, ai viali, eccetera. Il più che altro però il chias si faceva al giardino Demidoff, che era davanti a casa mia, no? Una sera c'erano dei ragazzi che smettono di fare il chias e li vedo tutti in fila. C'era una bambina sui gradini del monumento a Demidoff che si faceva toccare. Sì. E io dissi a me stesso, io non posso andare, perché domattina mi faccio a servire la messa e a fare la comunione. E non andai. Io lo considero questo un momento in cui Dio mi scelse per diventare prete. Poi ritorna a Firenze nel 1966, però trovò una cosa, un fenomeno clamoroso, mai visto. Successe che Firenze, e soprattutto... Era allagata. Venne la dovione. Io ero venuto per fissare col prete Colzi, che era il priore di San Simone, la mia venuta a Firenze, perché il cardinale mi chiamava a Firenze per fare il vicario episcopale. E allora, mentre ero lì, io poi andai a dormire in piazza del Domo da Monsignor Vignini, col quale eravamo stati insieme qualche mese prima in Palestina. E allora lui la mattina si alzò presto per andare a dire la messa, andava sempre a dire la messa al carcere femminile. Dopo pochino ritorna a casa, dice: è andato di fuori l'anno, bisogna scappare. Allora io presi le mie carabattole e attraversai piazza del Domo, dove non c'era ancora l'acqua, e andai prima da Don Bensi per confessarmi. Mentre eravamo lì con Don Bensi, arriva la sua sorella: Raffaele, arriva l'acqua. E si scese su lui e chiuse la chiesa. Passavano ancora le automobili, perché c'è uno scalino, no? Io fermai un'automobile e quello mi portò fino in piazza della Santissima Annunciata, dove non arrivava l'acqua. E
lì a piedi andai ai viali dove avevo la macchina. Ed era un giorno di festa perché era il 4 novembre e la macchina non andava perché aveva preso tutta la pioggia della notte. Poi venne uno di un garage con una vite, aggiungeva un pochino, la macchina andò, allora potevi ritornare a Palazzolo. Alla televisione vidi quello che succedeva a Firenze. Poi l'arrivo in San Lorenzo, la basilica, diciamo un incarico importante. San Lorenzo, quando lei arrivò all'età di 75 anni, lei scrisse la famosa lettera di dimissioni, Sì. però non ebbe 75. 75, però non le rispose nessuno. No, E allora lei è rimasta al suo posto. è rimasto al mio posto perché era arrivato il cardinale Giovanelli e mi tenne ancora qui. Gli ultimi 25 anni che cosa hanno segnato per lei, questo ultimo quarto di secolo? Che cosa ha segnato? Cosa ha visto? Che cosa le ha, diciamo, portato e qual è stato il compito che lei ha dovuto svolgere? Ma c'è stata la visita pastorale del cardinale Piovanelli e con lui si incominciò a rimettere e si può dire a restaurare di nuovo la chiesa sussidiaria di San Barnaba. Poi c'è stata anche la vicenda Poi che l'ha un po' toccata anche da vicino, questa della piazza di San Lorenzo. appunto la piazza di San Lorenzo, per San Lorenzo c'erano tutti i giornalisti e fotografi, volevano intervistarmi sulla piazza perché avevano levato i banchini sulla piazza. Io invece non parlai di banchini, ma parlai di Sant'Orsola, che è questa una piaga per il centro della città, un bubbone lo chiamo io, e per il rione di San Lorenzo. Bisogna che risorga Sant'Orsola perché possa cambiare il rione, possa cambiare San Lorenzo. Senta Don Angelo, ora lei sta arrivando a questo, diciamo, a questo fatidico compleanno. Andiamo a vedere se ci arrivo anche. Però ecco, che sensazione ha, che cosa pensa di aver fatto tutta questa strada? Ringraziare Dio che mi ha portato fino a quest'età. Ringraziare i miei genitori che forse mi hanno dato questo DNA. Ringraziare il cardinale Dalla Costa che mi ha ordinato sacerdote e tutte le persone che ho incontrato perché non sono stato un prete che è andato in una parrocchietta e lì c'è stato 40 anni, 50 anni, eccetera. Io, come vede, ho avuto diverse esperienze. Però insomma, 100 anni, cosa sono, Don Angelo? 100 anni. Un volo, mi sembra mia che siamo passati.